Venerdì 17 novembre 2017, presso la Fondazione Riccardo Catella di Milano, ha avuto luogo il convegno Strumenti e tecnologie innovativi per l'edilizia, convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con lo studio Stefano Boeri Architetti e Coima Image. Al centro del convegno, al quale hanno partecipato più di 200 architetti, il bosco verticale, la sfida della nuova architettura. Il convegno è stato organizzato anche grazie alla partecipazione delle numerose aziende che hanno collaborato alla progettazione e realizzazione dell'innovativo edificio. Collaborazione che era partita da quella che era l'illuminazione dell'area, quindi di tutta la parte verde in cui si inserisce l'opera, e siamo arrivati all'illuminazione delle facciate, per entrare anche all'interno degli appartamenti. Oggi presenteremo un progetto molto interessante realizzato con la nostra nuova gamma The Blade System che abbiamo utilizzato all'interno di un appartamento e dove coniughiamo luce naturale e luce artificiale con la massima miniaturizzazione possibile e la massima integrazione con le superfici dell'architettura. Questa collaborazione, come dicevo prima, è partita già con Coima, quindi con il gruppo Catella, nell'urbanizzazione dell'area. Ovviamente ci ha dato, anche nella sede in cui siamo inseriti oggi, abbiamo inserito la nostra illuminazione, avevamo contribuito alla ristrutturazione di questo edificio, ci ha dato molti stimoli per sviluppi di sistemi innovativi, come appunto l'integrazione di questi sistemi di controllo sui nostri apparecchi di illuminazione per interni miniaturizzati, proprio che vanno, rispetto alla luce che entra dalle vetrate del bosco verticale, vanno a calibrare la colorazione della luce artificiale, andando a creare delle compensazioni, quindi creando la massima continuità tra interni ed esterni.